Queste sono le Saucony Tempus e rappresentano le migliori scarpe per tutti coloro i quali volessero correre velocemente e avessero problemi di pronazione, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 260 grammi o 252 grammi, a seconda se lo chiediate alla questura oppure lo misuriate con le mie bilance, una scarpa di drop 8, 36,5 mm nel tallone, 28,5 mm nell'avampiede, classificata come scarpa A4, anche se oramai correre non utilizza più questa definizione. Sappiate che non fa parte della linea Endorphin, ma in realtà Endorphin rappresenta House of Speed. Questa scarpa vi consentirà di correre velocemente, anche perché effettivamente ha una doppia mescola utilizzando leva per la stabilità, mentre il Power Run PB, quello che vi fa correre davvero velocemente, per chi volesse proiettarsi in avanti. Ma quali sono le 10 cose che mi sono piaciute di questa scarpa? Sicuramente in primo luogo la doppia mescola che in effetti offre l'intersuola in Power Run PB, ossia quella nobile utilizzata pure nelle Endorphin Pro 3, e di fatto anche una mescola in EVA che consente una maggiore stabilità e che vi consentirà di correre velocemente, soprattutto se avete problemi di pronazione. Ho apprezzato molto anche la costruzione della scarpa stessa, che vi consente un'altezza dal suolo di 36,5 mm e per questa ragione riuscirete a proiettarvi in avanti grazie anche alla tecnologia Speed Roll, ossia a barchetta, che consente a tutti i podistamatori di correre velocemente senza rischiare di incorrere in un infortunio, che invece con magari scarpe più morbide, in realtà probabilmente altrettanto reattive, vi potrebbero portare a un infortunio che ovviamente vi terrebbe lontano dalla corsa. Dal punto di vista del design non è un caso che la doppia intersuola abbia nella parte superiore qualcosa di più rigido, più tradizionale, più accomodante per il piede, mentre nella parte inferiore qualcosa di più veloce, reattivo, magari un po' più instabile. La cosa che abbiamo apprezzato è che nel tallone la parte di Power Run PB è effettivamente molto pronunciata, mentre la parte superiore vi consentirà una stabilità superiore grazie anche al fatto che la conchiglia è davvero molto stabile. Senza poi dimenticare che la stabilità della scarpa è anche garantita dal fatto che comunque la scarpa è molto flessibile, di conseguenza per tutti coloro i quali avessero problemi di pronazione riuscirete sicuramente a ridurre l'angolo di pronazione rispetto a una scarpa che invece non vi consente questa cosa, perché magari è più morbida e nonostante sia più reattiva. Giusto per il puntualizzatore, non esiste un inserto mediale, ma in realtà utilizza questa scarpa una tecnologia abbastanza conosciuta, introdotta oramai circa 10 anni fa dai competitors, che comunque vi consente una stabilità perfetta grazie al fatto che nella parte superiore della tomaia avrete una parte più dura che imporrà al vostro piede di correre in maniera più precisa. La terza cosa che ho amato particolarmente è la stabilità grazie alla conchiglia nel tallone, che nonostante sia davvero molto rigida, al tempo stesso ha un salottino all'interno che permette al vostro piede di restare davvero coccolato. Ho apprezzato anche il fatto che questa doppia mescola consente una reattività eccezionale ed in effetti riuscirete a correre davvero velocemente nonostante la scarpa pesi 252 grammi e di conseguenza avrete, tra virgolette, qualche problema rispetto e confrontandosi con scarpe più veloci che pesano 50 grammi in meno. Ricordiamo in effetti lo studio di Jack Daniel, che parla di 100 grammi in meno che consentono di migliorare l'economia di corsa di un secondo al chilometro. Ho inoltre apprezzato la flessibilità della scarpa stessa, che non contiene una piastra né in fibra di carbonio né in nylon, ma al tempo stesso durante gli allenamenti potreste in effetti correre velocemente, avere una sensazione di stabilità unica e comunque affrontare al meglio tutti gli allenamenti grazie al fatto che comunque questa scarpa vi proietta in avanti. Sarebbe comunque molto romantico se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di scarpe, tecnologie, di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Oggi Andrea mi ha tradito
con una donzella, giustamente, quindi la recensione la faccio da solo. Ho anche amato lo spazio nell'avampiede, che è sicuramente migliore rispetto agli altri modelli Socony. Da tradizione le scarpe per la velocità sono più strette nell'avampiede. Sappiate che comunque c'è una traspirabilità importante, soprattutto pensando che oramai le stagioni stanno cambiando significativamente, e oggi in realtà volevo mettermi il giubbino, ma con queste temperature dobbiamo ancora utilizzare gli occhiali da sole. Ho apprezzato anche la linguetta, che comunque è a soffietto ma al tempo stesso non vi consentirà di avere problemi di allacciatura, e i lacci sono abbastanza tradizionali e vi consentono comunque di allacciare la scarpa in maniera molto precisa, cosa che vi consentirà di correre altrettanto forte, e il bloccaggio del piede è anche garantito da questa conchiglia tra virgolette dura ma comunque all'interno morbida e coccolosa. Riuscirete ad avere un bloccaggio perfetto grazie anche al fatto della doppia mescola che vi consente di correre velocemente. Ho anche amato in maniera importante il battistrada, che ovviamente è pensato per correre soprattutto in strada. A livello di durata del battistrada stesso riuscirete sicuramente a portarlo fino a 800 km. Nei cambi di direzione non ho notato nessun problema, la trazione è sicuramente buona, anche se su pista bianca e in generale sul bagnato ho visto qualcosa di meglio, ma penso che, come da tradizione delle scarpe Endorphin, questa scarpa ovviamente vi consentirebbe di correre davvero velocemente e di non avere nessun problema nei cambi di direzione. Inoltre sono stati aggiunti alcuni aspetti interessanti, il pull tab nella parte posteriore, ma soprattutto un piccolo inserto per posizionare al meglio la linguetta, oltre ovviamente al famoso nastrino che era già stato messo sulle Ride 15 per consentirvi di allacciare la scarpa al meglio. Credo che possa essere utilizzata da tutti i podisti amatori che volessero correre lunghi, svelti, qualificati, grazie al fatto che solitamente la stabilità del podista stesso dopo circa 2 ore di corsa peggiora significativamente. Con questa scarpa riuscirete a farlo in maniera decisamente buona e non avrete nessun problema di infortunio nel caso in cui voleste correre davvero per oltre 2 ore. Un altro aspetto davvero interessante è la possibilità di estrarre la soletta, che, come sappiamo, a livello Socony è una delle migliori presente sul mercato. Potreste in teoria sostituire la soletta con dei plantari personalizzati, ma questa cosa ovviamente non la consiglio, anche perché questa scarpa di fatto rappresenta il non plus ultra della stabilità per tutti coloro i quali volessero correre velocemente. Un altro aspetto che rende il bloccaggio del piede eccezionale è legato al fatto che comunque il logo di Socony vi consente una maggiore presa e un miglior fit della scarpa stessa. Consiglio questa scarpa a tutti coloro i quali volessero correre dai 6 al chilometro fino ai 3,30, perché vi consente una stabilità eccezionale. La consiglio solamente fino ai 30 chilometri. Credo che correndo lentamente dovreste amare la reattività della scarpa stessa. Se appoggiate di tallone sicuramente la sentirete una scarpa molto morbida, anche grazie al fatto che la presenza copiosa di PowerRun PB vi consente veramente di atterrare sul cuscino, mentre se appoggiate di avampiede, visto che la quantità di EVA, ossia di gomma più tra virgolette dura, è superiore, questa cosa, se correte soprattutto a ritmi lenti, potrebbe crearvi qualche problema. E qui veniamo ai due problemi che ho riscontrato nell'utilizzo della scarpa stessa. In primo luogo, sicuramente se correte delle corse veramente lente, secondo me è assolutamente sprecata, meglio utilizzare le Guide 15 se non le Ride 15 per questa tipologia di corsa, mentre se volete correre velocemente è chiaro che la scarpa vi proietta in avanti molto rapidamente, ma rispetto all'utilizzo che potreste farne cambiandola con le Endorphin Speed 3, sicuramente questa scarpa è leggermente più lenta, e ovviamente se correte fino ai 15 km per un'ora di corsa, penso che sarebbe meglio utilizzare una scarpa come le Speed 3, nonostante potreste avere qualche problema di pronazione, perché ovviamente questa scarpa è pensata per farvi correre a lungo, e credo che
con il cambiamento delle Speed 3 riuscirete ad andare più velocemente nonostante abbiate questi problemi di pronazione. Ho avuto inoltre un piccolo problema di allacciatura della scarpa stessa che mi ha costretto a stringerla particolarmente, ma al tempo stesso nell'avampiede potreste notare un bloccaggio del piede non particolarmente perfetto dovuto al fatto che dovreste magari stringere la scarpa troppo. A livello di calzata sicuramente stesso numero rispetto a tutte le scarpe di Saucony, lo spazio nell'avampiede è importante, ma al tempo stesso la lunghezza è abbastanza tradizionale, di conseguenza vi consiglio di non cambiare e se dovesse passare da un'altra scarpa di un marchio americano sicuramente vale la pena prendere lo stesso numero. Visto che il Power Run PV è presente nella parte inferiore della parte posteriore mentre nella parte superiore dell'avampiede, direi che questa scarpa potrebbe essere utilizzata addirittura fino agli 800 km se non addirittura ai 1000. Chiaramente dipende molto dal modo in cui pensate di utilizzarla. Dal mio punto di vista credo che sia un segreto di Pulcinella: le scarpe di Saucony tendono a durare di più anche perché hanno di fatto un'intersuola molto durevole e nonostante il Power Run PB possa dopo qualche chilometro ridurre la sua performance, visto l'utilizzo di questa scarpa non avrete nessun problema a portarla fino a addirittura ai 1000 km, ma io vi consiglio comunque di cambiarla dopo i canonici 700. E quindi in conclusione a chi raccomando questa scarpa, sicuramente a tutti i podisti amatori evoluti che avessero qualche problema di pronazione, ma anche a tutti coloro i quali volessero correre dei lunghi qualificati, i 50 grammi di peso in più potrebbero influire sulla vostra performance sui 10 km. Comunque voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Questa scarpa è sicuramente promossa, io come al solito vado da mangiare il coniglio e nonostante tutto vado a bermi un coffee. Ciao, alla prossima!